Buon pomeriggio amici di Milan Inside, eccoci qui con un nuovo video sul canale. Inizierà la carriera allenatore con il nostro Milan, una carriera dove cercheremo di riportare il Milan ai vertici del calcio mondiale ed italiano. Sicuramente un difensore centrale ci servirebbe. I nomi sulla lista sono Sule, 23 anni 85 del Bayern Monaco. Un altro giocatore della Bundesliga è Upamecano. Invece come terzino destro, chi potremmo prendere? Vediamo. Come terzino ci sarebbe buono lui, anche se non è proprio un terzino, 24 anni. Vediamo, facciamolo seguire, vediamo cosa ci dice lo Sarre. Il sogno sarebbe prendere lui e ci proveremo. Sandro Tonali, come nella realtà. Come esterne, per restare nella realtà. Cerchiamo di prendere Szoboszlai. E per ora lascerei questi. Ovviamente alcune partite da fantasista dell'Ungheria. Qua, il suo valore di mercato da oggi. Noi ne offriamo 12 e vediamo cosa risponde Salisburgo. Vogliono la rivendita 15%, sembra un po' troppo alta, 5%. E affare concluso. Ora c'è da trovare l'accordo col giocatore. Andiamo subito, ecco che arriva il fantasista con il suo agente e chiede sul ruolo di squadra turnover. Accettiamo. 5 anni di contratto. Niente clausola rescissoria. Allora, prendi 10 punti. 10 e mezzo di stipendio, noi gliene offriamo 20, anzi 25 e 200 bonus, 200.000 di bonus d'ingaggio. Vediamo se accetta. Mi sembra un'offerta che poi mi ha sentito. Primo acquisto per i rossoneri. Adesso andiamo a trattare con il Brescia per l'acquisizione di Sandro Tonali per bruciare la concorrenza di Juve, Inter e tantissimi club stranieri. Offerta per il cartellino 22 milioni per Sandro Tonali. Accettano subito e andiamo a trattare con il giocatore e il suo agente. Ruolo in squadra importante. Tu contento? 5 anni di contratto anche per Sandro. Vediamo. Niente clausola rescissoria. Stipendio prende da 7,8, noi ne offriamo 20 anche a lui e 150 di bonus ingaggio. Vediamo. Offerta equa, arriva il secondo acquisto per i rossoneri, si portano a casa anche Sandro Tonali. Tanto andiamo a trattare con l'Atalanta per Robin Gosens. Milan vuole prendere anche l'altro esterno bomber della Serie A dopo Theo Hernandez.
13 milioni, noi ne offriamo 15, no, 15, vediamo, 16.100 l'Atalanta ne vuole, noi ne offriamo 15.500, cerchiamo di risparmiare, l'Atalanta non scende, 15.700 alza ancora il Milan e l'Atalanta si convince. Andiamo a trattare con il giocatore, il buon Robin Gosens, che si presenta col suo agente, ruolo importante per Robin Gosens, contento, 5 anni di contratto, invece lui ne vuole 3, accettiamo. Niente clausola rescissoria, va benissimo. Stipendio ne ha 50, noi ne offriamo 65 e 250.000 bonus di ingaggio. Vediamo. Arriva anche il terzo acquisto, Upamecano dall'Ipsia. No, Lipsia, quanto chiede per Upamecano? Possiamo scambiare con qualcuno? Difensore centrale, non abbiamo nessuno. Centrocampista, potremmo dare Bonaventura per abbassare un po' le richieste. Vediamo cosa gli dice Lipsia. Centrocampista, offri. Per l'ingaggio offriamo tipo 30 milioni più Bonaventura per Upamecano e decidono di accettare. Incredibile. Potrebbe arrivare l'ennesimo colpo del Milan. Adesso va a trattare con l'agente e il giocatore. Cruciale ruolo per Upamecano. 4 anni. Vuole. Ok, vediamo quanto chiede di ingaggio. Ingaggio io ne offrirei 120 e 500.000 di bonus ingaggio, per stare tranquilli. Mettiamo un'offerta equa, arriva anche tutto pronto al Dacia Arena di Udine. Per questo fantastico Udinese Milan, prima partita di campionato. I rossoneri, allenati dal nuovo allenatore Miki Musu, si presentano in campo con un 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, Gosens e Theo Hernandez, terzini, Romagnoli, Upamecano difensore centrale, Tonali che sì, davanti alla difesa. I tre trequartisti sono Szoboszlai, Rebic e Castiglieco. A supportare l'unica punta, Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic che fa un brutto stop ma recupera palla, no, niente. La riperde subito. Tanto Tonali. Poggia Rebic perché sì, per Ibrahimovic. Zlatan! Ibrahimovic! 1-0 Milan. 1-0 per i rossoneri. Zlatan Ibrahimovic dentro l'area di rigore, non sbaglia. E porta in vantaggio il Milan. Bel passaggio di Kessié e Zlatan. Non sbaglia. Jajalo. Per De Paul che vede l'inserimento di Sema. Sema cross in mezzo. Romagnoli. Pasticcia. E c'è il pareggio dell'Udinese con Kevin Lasagna. Rivediamo tutto. Romagnoli ha anticipato l'uscita di Donnarumma. E Lasagna tutto solo. Non sbaglia. 1-1 al Dacia Arena di Udine. A gol di Zlatan Ibrahimovic ha risposto l'altro bomber Kevin Lasagna. 40. Scambio corto Tonali. Vede Romagnoli. Romagnoli per Gosens. Gosens. S'appoggia ancora. Che sì. Calcio di rigore per il Milan. Atterrato nel momento del tiro. Franck Kessié.
E l'arbitro assegna il penalty ai rossoneri. Dal dischetto si presenta Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Spiazza il portiere. Non sbaglia. Il numero 21 rossonero. Oggi in maglia bianca. Rivediamo la freddezza di Zlatan Ibrahimovic, numero 21, che dal dischetto non sbaglia. Milan che ritorna in vantaggio, minuto numero 42. Andrò Tonali per Rebic. Rebic vede l'inserimento di Theo. Ancora scambio fra i due. Rebic per Ibra, torna dietro. Tonali. Raffaele Leao. Se ne va. Raffaele Leao. Non sbaglia. Telefono a casa, giovane attaccante portoghese, bellissimo gol del neo entrato, che se ne va con una finta e poi scarica un missile che entra dritto dritto nel set. Ah, niente da fare. Intercetta la difesa dell'Udinese, che spazza. Upamecano recupera. Buonaventura, Castiglieco, assedio Milan intanto. Milan vuole incrementare il bottino. Raffaele Leao, 4-1, ancora chiama a casa il giovane attaccante portoghese. Entrato nel secondo tempo, ha firmato una doppietta importante alla prima di campionato. Tanto, minuto numero 73, Milan in vantaggio di 3 gol. Rebic recupera un ottimo pallone, serve Giacomo Bonaventura. Giacomo Bonaventura davanti al portiere, non sbaglia. 5-1 per i rossoneri. È partita messa in cassaforte per i ragazzi di Miki Musu. Bella invenzione di Ante Rebic per Giacomo Bonaventura, che non sbaglia.